meno di te. I due di picche. Che maltempo oggi. Pronto, buongiorno. Oh, buongiorno, buongiorno signora. Come stai? Sto bene, però con questo maltempo ho così un po' di tristezza. Per favore vai via, eccetera, eccetera. C'è questo maltempo, purtroppo. Che potevo fare? Lo so, signora, purtroppo effettivamente non sto benissimo. Ma è anche di giusto, no? Che arriva l'inverno. È giusto, ora, però. Lo so. Scusa, uno se vuole fare un po' di liume. Lo per so, esempio, però. Un po' signora, di liume calda la lo sera. Lo so, lo so. Strone, a me non è che piaccia tantissimo tempo, no? La liume, però insomma. La liume. Lo so, signori, i limoni, stiamo parlando dei limoni, il i legumi, pensavo il gelo di limoni, pensavo ciceri, giocava nel Catania, mezzala sinistra. Sì, spagnolo, negli anni 70. Come sta? È tutto a posto. A posto. Tutto pronto? Bene. Pronto, grazie. La linea pronta, se non credevo che arrivi. No, 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 si è un'interferenza. Io famosa, scusa. Ogni tanto c'è se incredino che arrivi. È un'interferenza. Pronto? È un'interferenza. È un'interferenza, sì. Sono i tecnici che riparano, sì, sì. Mettono queste spinette. Sono tutti tecnici. Porca miseria. A proposito. Che è successo? Un anno. Se stai ascoltando, un anno. Signora. Ti prego, un anno. Non farà danno, no, ti prego. Non me lo dica, signora. Questo fatto che sono qua a casa del signor Castiglia. Sì. Che ci faccio la babysitter a Sofiella. Cioè, si porta anche il nonno, no, signora. No, un anno lo sta, ma a casa, ecco. Di chi è una camorria. Un anno che, insomma, chi non è? Sì. Ah, cominciamo, siccome si annoia, mischito, si annoia. Certo. E allora l'altro giorno si veniva al supermercato, io si accattavo un gioco che sì. Si chiama il piccolo chimico. Signora, ma non è piccolo chimico. Ma non è una cosa idonea per gli anziani. Cioè, lo saccio, sì, idonea, saccio solo soltanto che un anno sta fanno ora organismi, come si chiama, Ignazio, come si chiama? Organismi geneticamente modificati. OGM, sono gli OGM. OGM. OGM, sì. OGM. Invece all'altro giorno non andare a casa tua, vuol dire bratta cura, sugio collale. Ma che si fare, va male il sugio collale? Beh, signora, però voglio dire, fa esperimenti di un certo livello. Ma cioè, che cosa, non l'hai visto mai la triglia blu? No, la triglia blu. Effettivamente, triglia blu, no. Ma poi dico io, Rado, tu non devi venire a fare le triglie blu, che poi i pescatori come i picchiano i tricchi, che sono blu come in mare. Ma beh, non certo, vedono, certo, no? certo. Ma... Non sta fanno un bacio per Sofiella? No, signora. Vieni qua, Sofiella, vieni qua. C'è brutto tempo, signora. Allora, tira. Ma tira cosa? Tira, forza, tira. Signora. Tira, ammoglia. Ammoglia, ma che muoio? Oh, pronto, signora. Signora, faccia attenzione. Faccia attenzione. Scappao. È pericolo. Una ricciola ieri. Ma signora, ma che ricciola? Ma la bambina, siccome stiamo davanti a mare qua, la bambina sta allepata nella. È attaccata a coferro falato nella cancellata del balcone. Signora, la prego. Attaccate perché se prende un pesce pesante, ma, la bambina è piccola, c'ha 42 giorni. Ma signora, la tira, no? Ma la prego, ma utilizzi il nylon, ma non il fil di ferro. Cioè... La bambina sta attaccata col fil di ferro. L'ho capito, il nylon però... serve per fare la lenza. No, signora. Prende, ci accattava una canna, Ignazio, ci accattava una canna alla bambina. Signora. Della chicco, si per... chiama canna. Della chicco. Sì, canna junior. Cannato si chiama, cannato. Non è cannato. No, è cannato. Cannato. Certo, è cannato. Sì, ci mancherebbe, però è pericolosa lo stesso. Perché qua, Sofia, le qua, innescaci, viene qua, mettici questo, fermo babbo. Signora, ascolti, ma la canna tu della Chicco serve per giocare, mica per mettergli il vermo babbo. Ma che stai scherzando? Ma signora, lei... Ha picchiato già 800 grammi di pesce pabbroro la bambina. Signora, ma è pericoloso. Questa mattina ora 800 grammi, manco un dorso abboruto che l'amo. Ma scusi, ma che stai scherzando? Beh, però io dico l'amo. Nello scazzubole, guarda, guarda, cagnaccio, guarda, sì. Facci vedere il come faccio a vedermi per telefono, vede. Signora? No, lei frequenta. No, io guardi, ci vedo benissimo. No, io ci vedo benissimo, signora. Il problema è che siamo Vediamo, quanto sono chi sei? Signora, siamo al telefono. Hai visto Carangivire? Vabbè, signora, lei più frequenta Ignazio e più Ignazia pure lei, signora, mi scusi. Ignazio, vieni qua, mettici l'ammero alla bambina, l'ammero. Ma che cosa? L'ammero. Ma che l'ammero? L'ammero è un'automobile, signora, la prego. L'ammero è un'automobile, una sorta di jeep di fuoristrada. Smetta. Ma che cosa dice lei che è un ignorante? Ma che cosa ignorante? Che la bambina dice queste cose. Ma lo dice a me, lo sanno tutti. L'ammero, l'ammero è un animale marino. Ma che cosa? Ma sì, è anche un po' anfibio perché va pure sulla e quarta. Allora, e allora? Ma no, che serve che per pescare. Che c'è nella macchina? È un'automobile, signora, lo sanno tutti. Ma quando mai? Sì, Ignazio, ma... conosci macchine che si chiamano Yammero? No, Yammero, proprio no. Ignorante. Ma che, vabbè, signora, passi per... Allora, scusi, cos'è questo Yammero, scusi? L'ammero è l'animale marino
quello che c'ha la scoccia, quella rosella. Il gambero! Gambero. Il gambero, signora! Gambero. Ma dica gambero! Da dove gambero? Da noi gambero! Ma signora, la bambina Sofia sta imparando a parlare adesso, anzi... Ancora è un po' presto. Non parla, è un poco timida. Non è timida, signora, è assolutamente normale che non parli adesso. Però se lei... Ignazio, per esempio, bravo a 7 anni. Non avevo dubbi, signora, anzi, grande conquista. Immagino che avete fatto una festa. Sì, però già avevo precedenti già a 7 anni. Certo. Non parlavo. Vedi che soddisfazione. Qual è stata la prima parola di Ignazio? Aspetta che non me lo dico. No, guardi, lasci perdere. La prima parola, la voglio sapere, signora, lasci perdere. No, signora! Almeno con un respiro, ma non so chi, non mi ricordo. No, signora, quella è la prima parola che tu hai detto, sotto un cucchiaio, con un respiro, tutto unito. Vabbè, signora, però... Ignazio a 7 anni parlava, perché prima non posso parlare prima. No, beh, certo, no, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Danno. Meno male che non parlava prima, perché non lo sai c'è lungo come finiva. Perché un attimo, per caso, Sofia, lascialo correre. Ma che lascialo correre? Lascialo correre, avanti. Cioè, dico, voi ascoltatori, vi rendete conto? Avanti, allegge, levo Ignazio, perché ti prende nell'occhio. Ma che cosa? Che... Signora. Avanti, lancia. Ma gli sta facendo fare... No, e che picchiazza, che non ho motorino. No, signora, è pericoloso. Come ci abbiamo la strada, fra i balconi e il mare c'è la strada e passa gente, no? Sì, signora, ho capito. Pescava uno con motorino, ma che? Signora, non le faccio fare il lancio. Che pescato? Ma calamaro questo. Adesso, ma come un calamaro? Viene qua, vai. Scusi, sei la bambina, scusa. Ma che... Ebbene, non si incazzate, se ne può andare. Avanti, signora, lei sta facendo avere anche problemi al signor Castiglia con i vicini, dico, signora. Adesso ma quando mai? Ma quando mai? Non c'è problema. Ma avanti, Sofia, lavora, abbiatelo tranquilla, nel mare. Signora, nel mare. Ascolti, con tutto il rispetto per quel signore sul motorino, ma è pericoloso anche per la bambina. Ma lui? Cioè, l'amo durante il lancio. Ma è l'allepata qua con il ferro palato. Ma cosa, signora? Ma è pericoloso. Ma pescare magari un tonnaggio di 5 kg ma che cosa, signora? Ma la smetta, per favore. Ma tra l'altro c'è maltempo. Siete riparati. No? Scende là sotto e prende tu l'amo e ce lo porti tu a mare direttamente. Ecco, così la bambina non deve fare l'amo. E restaci sott'acqua, Ignazio. Restaci. Quando è liscio, no, ma non sono liscio, signora. Cioè, così. Senta, ce la metto una canzone per me. Ce la può mettere I am a woman in love. L'abbiamo già messa l'altro giorno, la signora. L'abbiamo messa. L'ha anche cantata, signora. Guardi, io posso rimetterla a condizione che lei la canti nuovamente, signora. Ma quale? La canzone ma che si vergogna, signora, la canzone si intitola Woman in Love, signora, assolutamente si intitola Woman in Love, signora, vada madre, che bella. Canti già quando comincia, canti, signora, canti già quando incomincia. Mi viene una cosa, ma anche sì, una cosa qua, le viene una cosa qua. Sono 30 anni che vedi il rizzo, ma Barbara Seusa. Ah, ma lei non ha i capelli ricci? Pensavo avesse i capelli ricci. Sì, Sofiella, ti canto la ninna nanna. Ma che ninna nanna, ti prego, signora. Vieni qua, mettila così, amante. Fa tenerezza sta bimba. I am a woman in love. Ma che cosa? No! Ma vi dico, ma vi rendete conto? Ma che chiavoma in love? Che uomo, dai. I am a woman in love. In love, cioè, la saluto, buongiorno signora.